siamo in compagnia di Raffaele Rossi e Nicola Spatarella, registi di Fishman, corto in concorso al Nano Film Festival nella sezione Corti Campani. Cos'è stato per voi girare questo corto nello specifico, lavorare con Filippo Scotti che ha avuto anche un grande successo recentemente proprio per i David e per È stata la mano di Dio? Il corto è il nostro secondo lavoro insieme a quattro mani, che ancora una volta ci ha, secondo me, insegnato molto, ci ha fatto sperimentare molto. Avere la possibilità questa volta di fare una seconda opera con un caro amico che è Filippo, che ha avuto anche delle altre esperienze, notevoli esperienze, e ci ha permesso anche una grande distribuzione del cortometraggio, è stata un'esperienza formativa, ma al tempo stesso anche un'avventura che abbiamo svolto con un amico stimolante, che ci ha portato a delle belle soddisfazioni, a un bel lavoro insieme. Devo dire che lavorare con lui è molto facile perché essendo un attore veramente bravo ti mette completamente a tuo agio nel lavorare con lui, quindi non hai bisogno di far capire quello che vuoi in maniera troppo complessa, lui subito recepisce e capisce quello che ti serve, te lo restituisce. Cosa vuol dire per voi partecipare ad un evento come il Nano Film Festival che comunque dà risalto al territorio, alle zone periferiche, soprattutto della città di Napoli, ecco? Secondo me è importantissimo partecipare ai festival di cortometraggi, in generale per la distribuzione del cortometraggio, che è un'opera che ha il suo valore e il suo mercato. Partecipare ai festival a Napoli per noi ovviamente è ancora più emozionante perché siamo campani, siamo napoletani, il nostro corto è girato a Procida, quindi made in Campania. Però partecipare anche a festival che hanno appunto una selezione particolare, con dei corti prettamente campani, con dei generi e delle tematiche stimolanti, ovviamente è un onore e un piacere. Abbiamo visto dei cortometraggi tutti diversi fra di loro, quindi la selezione è stata veramente interessante. Cosa sperate che il pubblico possa capire dalle immagini che vedono? Qual è il messaggio che più di tutti dovrebbe, perché secondo me c'è più di un messaggio che voi avete voluto dare con il corto? L'unico vero messaggio è che non c'è un solo messaggio, è che ognuno, chiunque, lo spettatore possa farsi la propria idea. Noi non abbiamo voluto imporre una lettura unica, regolare, razionale. Ci siamo semplicemente limitati a buttare lì degli stimoli con gli strumenti che avevamo a disposizione audiovisivi, cercando di portare lo spettatore all'interno di questo incubo dal quale ognuno poi esce con la propria esperienza e con le proprie conoscenze. E per concludere, appunto, è proprio questo momento di scambio del festival, del Nano Film Festival o delle altre possibilità di proiezioni e anche in internet, che è quel momento più interessante anche per noi, perché spesso abbiamo avuto dei feedback, delle reazioni e dei Contrastanti. contrastanti fra di loro, totalmente diverse, nuove anche per noi, e delle osservazioni che noi stessi non abbiamo immaginato in fase di scrittura e di creazione.